tutti, ben ritrovati nell'allevamento di Dario Capogrosso a Sarezzano. Andiamo a vedere, andiamo a scoprire di cosa parleremo oggi. That leads to our house, climb the stairs to the roof, lay flat on your back. Nuova puntata in allevamento a Sarezzano con Dario Capogrosso. Ciao a tutti, ciao a tutti. E siamo qui con Zaccarella che se ne va e con Apollo che avete già conosciuto alla presentazione, alla premiazione di Dario a Roma Bandiera Verde 2016 della CIA. È un po' cresciuto, oggi parliamo di loro. È il momento di introdurre con questa puntata il pastore della Sila, un'altra razza da pastore che Dario ha in allevamento, di cui ci racconta tutto, a partire dalla morfologia. Dario, il pastore della Sila, come è fatto? Sì, la morfologia è sicuramente molto interessante, però per questa prima volta ti interrompo Jenny, perché secondo me è ancora un po' più, è ancora più importante parlare della storia della razza. Il pastore della Sila è una delle poche o numerose, mettiamo così, razze da guardiani italiane, razze utilizzate tradizionalmente appunto dai pastori italiani per preservare le greggi dalla presenza del lupo. Il più famoso ovviamente è il pastore maremmano abruzzese, ma il pastore della Sila non è sicuramente da meno. È un cane che viene storicamente utilizzato appunto nell'altopiano silano, quindi nel centro della Calabria, provincia di Cosenza, e parzialmente anche nel crotonese e nelle zone trasportate, ma principalmente il fulcro si è sviluppato nell'altopiano silano della Sila. Queste montagne fantastiche che hanno una popolazione zootecnica di vacche, di pecore, di capre, la capra nerastresa, la capra lustre calabria, sono delle razze particolarissime di capre che questi animali preservano dalla predazione del lupo. Quindi il pastore della Sila in qualche maniera tutela anche la presenza del lupo, perché con la sua deterrenza fa in modo che i problemi creati dal predatore siano veramente limitati. Il pastore della Sila quindi è una razza antichissima, tradizionale, ma che ha avuto, grazie appunto al lavoro del CIPS, l'associazione appunto che lo tutela, Circolo Italiano del Pastore della Sila, e diciamo che grazie a tanti appassionati, tra le quali la dottoressa Biafora, presidente del club, è riuscito a portare alla luce quelle che sono le caratteristiche precipue e principali di questo cane, quindi ha portato alla ribalta nazionale e speriamo internazionale. Quindi il pastore della Sila è un monumento della zootecnia, della cinofilia calabrese, che finalmente sta avendo spazio e si sta facendo conoscere in tutta Italia. Quali sono appunto le caratteristiche della razza, quale carattere? Assolutamente, quindi ora quindi parliamo di morfologia, scusami se ti avevo interrotto prima. Allora, sono cani di grande amore, c'è un grandissimo dimorfismo sessuale, nel senso che come nella maggior parte delle razze primitive il maschio è decisamente più grande, di mole, anche più aggressivo poi nei confronti appunto del suo acerrimo nemico lupo oppure cane selvatico o inselvatichito. Sono cani quindi di grande amore, fondamentalmente la tipologia è mesomorfa, un grande mesomorfo, antichi nelle proporzioni, quindi cani sicuramente equilibrati anche nelle proporzioni, con pesi che variano appunto dai 50 kg per i maschi ai 35 per le femmine, però ovviamente cioè lo standard è stato scritto a poco sulla media degli esemplari comunque recuperati in Calabria, dal pelo lungo, dentature perfette, a forbice, coda a sciabola e questo mantello che in qualche maniera lo caratterizza tantissimo, per cui ora lui sembra un bel peluscione. In realtà noi speriamo che possa diventare un gran bel cagnone, ora fa il coccolone di casa, ma Apollo è veramente un gran bel cane.
Le caratteristiche quindi delle colorazioni sono molto particolari. Il pastore asino può essere nero, che è molto diffuso ovviamente, con una macchia bianca sul petto, solitamente può anche estendersi a croce. Può essere nero focato, come ad esempio Apollo, che ha questa maschera bruna tendenza al rossiccio, però il nero focato può presentare anche queste macchie nella maschera e poi all'estremità delle zampe, anche di tonalità che vanno dal crema alle sue diluzioni, quindi tendenzialmente viene definito diedino in calabrese. Apollo vieni qua, vieni qua da me. Le altre colorazioni sono lo zibellino appunto è simile al, cioè fondamentalmente il gene Agouti, e anche qua le colorazioni sono molto varie, come vedevamo prima Zaccarella è un colore zibellino, e poi ti farò vedere anche i cuccioli che abbiamo, quindi sono molto contento di allevare qui in Piemonte questa razza. Noi abbiamo 13 esemplari di pastore d'asino, abbiamo una cucciolata, abbiamo tante richieste, il cane è richiesto sia come cane da famiglia, quanto è veramente un cane molto equilibrato, ha delle sue peculiarità, che sono quelle di essere molto più agile, ad esempio il pastore maremmano abruzzese, perché è proprio diverso il tipo di approccio alla guardia. In Calabria, a differenza dell'Abruzzo, ci sono i territori differenti, molto più impervi, e tendenzialmente il cane batte prima il territorio, più di controllare, proprio batte il territorio prima che poi possano pascolarvi le capre, quindi fondamentalmente sorveglia anche in prima istanza il territorio che poi le capre andranno a pascolare, tipo la capra nicastrese, che fondamentalmente è la stessa di Ivrea, che è appunto una capra bellissima che spero di avere presto qui nella mia oasi cinofila. E quindi insomma sono cani più agili, più attivi, anche nelle estati sono meno pigri, anche se Apollo non dà esattamente questa idea. E quindi insomma siamo decisamente molto contenti, però appena saliamo su in Pineta, dove c'è il recinto dei pastori d'asino, ti renderai conto appunto della dinamicità di questi cani e anche del discorso che prima ti facevo del dilusso omosessuale. Allora andiamo subito in Pineta. Amici, quale modo migliore di chiudere questa puntata?
portata insieme a loro i nostri 6 cuccioli, uno è particolarmente agitato. E invece abbiamo anche l'orsa più buono. Dario, allora, grazie per questa panoramica sui pastori della Sila. Grazie a te Jenny, spero di vederti presto. E naturalmente le nostre ciao, puntate amici. Continuano e venite in allevamento a Sarrazzano a trovare Dario e tutti loro. Ciao! Ciao. I wouldn't mind. If you and I would fly away together, fly away forever, honey, I wouldn't mind. If you and I would fly away together, fly away. Let's hold hands, fly away, and skip to the beat of our hearts as they chatter, as they pitter-patter. Didn't you know that I could be your wingman flying around?